e ci confrontiamo con una realtà esistente a Taranto, via Oberdan, angolo via Leonida. A proposito di viaggi, turismo e crociere, siamo con Alessandro. E allora, Alessandro, intanto una domanda così che mi sovviene. Spesso quando si parla con amici, conoscenti, si dice sì, ma io se devo prenotare un viaggio, se devo prenotare un aereo, se devo prenotare un albergo, una vacanza, la faccio da solo, uso il fai da me, oserei dire, no? Nel senso che non c'è bisogno di ricorrere alle agenzie. Io sinceramente su questa visione, rispetto a questa visione, sono contrario, perché sono dell'idea che ognuno sappia il proprio mestiere, ed un'agenzia ovviamente può dare, può fornire un'offerta molto ma molto più qualificata del fai da te. E allora cosa fa un'agenzia per davvero offrire il meglio al cliente che si avvicina, che ha in mente una vacanza, dice voglio andare ai Caraibi? Una cosa è smanettare col computer, certo, secondo il fai da te, è una cosa è rivolgersi a voi. Diciamo innanzitutto che oggigiorno la fetta di turisti che vuole organizzare un viaggio fai da te è ancora molto bassa. La gente ha fiducia nelle agenzie viaggio e vuole farsi curare dall'inizio alla fine il suo soggiorno all'estero, che poi sia in Italia o all'estero, in un villaggio, in un hotel, vuole essere curato dettagliatamente tutto il soggiorno da parte di un agente viaggi che dimostra la sua esperienza e anche la sua conoscenza degli hotel, dei villaggi, perché molto spesso uno va all'estero ma vuole anche la qualità, non solo il prezzo. Il prezzo lo si può trovare su internet a discapito della qualità, con tante cose, con tante pecche che non vanno. Invece in un'agenzia viaggi, dove noi ci mettiamo la faccia sempre davanti al cliente consumatore, la gente vuole il meglio e noi glielo diamo, cerchiamo di darglielo. Parliamo allora di questa iniziativa Travel Expo, qui presso il centro commerciale Mongolfiera. Arriva tanta gente anche dai comuni della provincia ionica. Parliamo di questa iniziativa per davvero essere al centro del, non dell'universo, ma al centro della provincia ionica. La vostra offerta è appetibile ed è visibile appunto per chi si avvicina. Ma noi ringraziamo innanzitutto l'Ipercop per averci dato l'opportunità di farci partecipe di questo weekend all'insegna delle agenzie viaggio. In questo weekend la partecipazione presso il centro commerciale è stata relativamente alta, abbiamo avuto l'opportunità di far conoscere le nostre offerte, di farci conoscere ad un pubblico sempre più ampio e siamo sicuri che nei prossimi giorni questi clienti ritorneranno presso la nostra agenzia anche per vedere, per analizzare le offerte che noi abbiamo messo a disposizione o per crearne altre istantaneamente con i clienti consumatori.